un'azienda che fa comunicazione dovrebbe essere la prima a capire quelli che sono i prodotti di tendenza. In genere comincio il mio video dando un po' il mio pensiero o dando qualche spunto, parlando circa 3 o 4 minuti. Oggi andiamo diretti verso il prodotto. Vediamo i gadget che con le stampanti 3D si possono realizzare. Io mi chiedo come le agenzie che fanno comunicazione o le aziende che rivendono gadgettistica non si stiano informando per riuscire a proporre ai loro clienti dei prodotti stampati con le stampanti 3D. Non tanto perché sono stati stampati con le stampanti a filamento, ma quanto perché puoi fare un po' quello che vuoi. Cioè, hai quella che è la cosiddetta leva nella vendita tradizionale, in cui con questo prodotto qua ti vai a prendere il cliente. Le agenzie, quindi, che gestiscono tutta la parte di comunicazione, dovrebbero capire che esistono A dei prodotti con cui scalzi la concorrenza, quindi, e B dei prodotti da vendere. Non tutto il materiale promozionale, quindi la gadgettistica, potrebbe essere fatta con le stampanti 3D, ma una buonissima parte, tutta quella fetta che deve essere assolutamente personalizzata. Tutti quei lotti che vanno dai 1 ai 4 o 500 pezzi. Molte volte, tramite Fabula, siamo riusciti a fare lotti anche più grossi. Siamo andati a presentare, per esempio, dei campioni interessanti, li hanno confermati, siamo riusciti a chiudere una commessa e siamo riusciti a evaderla entro determinati tempi. Un'azienda che fa comunicazione dovrebbe essere la prima a capire quelli che sono i prodotti di tendenza, quello che è comodo all'interno dell'attività per riuscire a spiegare meglio quello che fai. Mi vengono in mente alcune aziende che hanno l'abitudine di andare in fiera. Vado spesso anche in fiera, vedo che espongono i loro prodotti o reali o altrimenti tramite cataloghi o fogli stampati. È molto meglio, per esempio, andare a simulare il montaggio di un prodotto o la fase del servizio che fai tramite un piccolo modellino in cui le persone possono capire meglio quello che fai. I modi per comunicare non sono infiniti, i modi per comunicare sono limitati ai classici metodi tradizionali. Grazie, per esempio, alle stampanti 3D puoi progettare prima un tuo prodotto, un tuo oggetto, un tuo gadget, ok? Successivamente andare in produzione anche in poche tirature.
Cioè, se tu, agenzia grafica, o se tu, agenzia di comunicazione, diventi autonomo nella realizzazione di modelli 3D da proporre ai tuoi clienti, sarai anche più facilitato nell'appoggiarti a un service di stampa, per esempio come il mio, per andare in produzione con quello che gli hai proposto. Questi fanno parte della categoria gadget, gadget semplici, poco costosi, alte tirature nel senso che in genere vengono regalati. I nostri noi li facciamo i più leggeri possibili perché devono assolutamente costare poco. Ci sono altre aziende che preferiscono realizzare un gadget più pesante e magari un pochino più bello, perché comunque vogliono cogliere l'attenzione. Questi gadget prima non esistevano e ci hanno mandato loro il file 3D del prodotto che vendono o ci hanno mandato il vettoriale del loro logo. Questo tipo di prodotto, grazie all'organizzazione che ormai Fabula 3D ha, può essere stampato molto velocemente. Un pezzo così riusciamo a farne uscire circa uno ogni 5 minuti. Le stampanti 3D erano lente, ma noi, lavorando soprattutto anche in questo settore un po' promozionale, abbiamo imparato a essere rapidi, veloci, ma soprattutto innovativi. Categoria di gadget poco costoso, piccolino da regalare. Altra categoria, questo è la riproduzione di un prodotto utilizzato come fermacarte. È solamente uno dei pezzi che componeva il gadget, stava anche su un basamento e per un evento speciale, per un'occasione speciale, hanno voluto regalare ai loro migliori clienti un oggetto stampato 3D. Se sei un'agenzia, non puoi non proporre la produzione del tuo prodotto in scala più piccola. Questo perché non c'è modo migliore per far capire il prodotto che fai se non quello di farlo piccolo e darlo in mano al cliente. Per chi è un po' più tradizionalista, ci sono le semplicissime lettere realizzate da mettere sia internamente che esternamente. Io lavoravo nel settore della stampa e degli allestimenti commerciali, quante lettere abbiamo applicato in giro per questi centri commerciali. Rispetto ai tradizionali metodi di produzione come il taglio laser di piastre, plexiglass, forex, polistirolo, eccetera, eccetera, questo metodo qua è un po' più costoso, ma consente di realizzare delle cose molto più facilmente, soprattutto cose più piccole. Oltretutto, grazie al fatto di realizzare delle lettere, questo qua è un materiale traslucente, polietilene traslucente, PETG rosso trasparente, sempre di filo alfa, è possibile anche retroilluminarle. E grazie alla semplicità con cui è possibile andare in stampa con le stampanti 3D, possiamo progettare non solo la lettera, ma anche tutto quello che gli sta attorno. Possibile creare quindi anche delle scritte da banco molto molto interessanti con dei meccanismi e con dei box che magari retroilluminano. Un altro modellino che hanno regalato come fermacarte. Anche questo faceva parte di una cosa un po' più grossa con un basamento e l'hanno regalato per il compimento di X anni di attività. Questo gadget, per esempio, l'abbiamo realizzato sempre come fermacarte o sempre come soprammobile, oggetto da regalare ai clienti top. Cioè, per un'azienda regalare questo oggetto qua, che poi sempre era finito con la motrice dietro, ha il suo costo e il cliente lo sa. Capisce benissimo la differenza fra questo e questo. Questa è una parte, sempre oggetto promozionale, è una cosa che veniva appesa in una fiera. Questi sono delle piccole riproduzioni di una parte di un macchinario. Ultimo gadget che vi faccio vedere, di cui sono molto soddisfatto perché mi era proprio piaciuto come lavoro. Anche perché avevano una scadenza rapidissima, dovevano per forza averlo entro quella data, siamo riusciti a farne un migliaio in 7-8 giorni. Hanno per esempio mandato il loro modello 3D perché avevano un grafico interno che sapeva progettare 3D. A noi come service di stampa, per esempio, fa molto molto comodo che le aziende abbiano un progettista interno 3D anche perché loro risparmiano sul modello 3D e noi sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare.